Consueti auguri di buone feste dal comune di Sava, siamo con il sindaco, avvocato Dario Iaia. Naturalmente auguri corredati anche da un piccolo consuntivo proprio schematico e diciamo le prospettive future, sindaco. Sì, tanti auguri ai miei concittadini, auguri a tutti gli amici di RTM, a tutti quelli che ci sono vicini, ai nostri cari. Auguri particolari di buon Natale e di buon anno a chi è a casa, a chi non può uscire, a chi è in ospedale, agli infermi, agli anziani e ai disabili, a tutti coloro i quali sono in difficoltà. Un piccolo consuntivo: è stato un anno molto impegnativo, con tante difficoltà, siamo riusciti a superare tanti problemi. Io vorrei guardare più che il 2019, vorrei guardare il 2020. Perché sarà un anno di grandi soddisfazioni per il Comune di Sava e per tutta la cittadinanza, perché finalmente abbiamo risolto alcune delle problematiche più importanti del nostro territorio e ne vorrei citare alcune. Una in particolare, la ristrutturazione del mercato di Via Fratelli Bandiera. È un'opera abbandonata da oltre 40 anni in Via Fratelli Bandiera, una struttura che doveva essere destinata al mercato ortofrutticolo e che in realtà non è mai partito per una serie di problematiche burocratiche, economiche, eccetera. Finalmente siamo riusciti ad intercettare un importante finanziamento regionale di oltre 1 milione di euro e nel 2020 pubblicheremo il bando per recuperare questa struttura alla cittadinanza e fare in modo che anche dal punto di vista urbanistico sia riqualificata quest'area. E poi un altro finanziamento importante per quanto riguarda il museo etnografico, che verrà realizzato all'interno di un frantoio ipogeo presente dentro Palazzo Spagnolo Palma, per aumentare la proposta e l'offerta museale per quanto concerne il nostro comune. Quindi due opere davvero importanti e poi aspettiamo per il 2020 che arrivi anche l'ok da parte del governo per quanto riguarda altri tre finanziamenti per oltre 2 milioni di euro ai quali siamo stati ammessi e che riguardano la ristrutturazione della scuola Tommaso Fiore, che ha bisogno di interventi importanti, della caserma dei Carabinieri e della scuola materna di Corsa Italia. Quindi continuiamo l'attività nell'ambito delle scuole perché ci rendiamo conto che le scuole hanno bisogno di interventi importanti e poi in ultimo un altro finanziamento stiamo per richiedere e che riguarda gli impianti sportivi, l'impiantistica sportiva in maniera tale da realizzare dei luoghi adeguati ai nostri ragazzi. Quindi veramente un anno di impegno, ci aspetta il 2020, noi abbiamo un grande entusiasmo, una grande passione, quindi faremo il massimo come sempre. Auguri a tutti. Thank you.